passo la parola al segretario dell'associazione Paolo Silvagni, che ci introdurrà a questo conferimento di riconoscimenti. Sono semplici cose, semplicemente perché è importante attribuire a questi enti e a queste società che, secondo l'associazione, dei criteri che ci siamo posti, hanno fatto un ottimo lavoro nel 2012. Questo è l'obiettivo, è stato l'obiettivo di questi riconoscimenti. È stato un lavoro complesso, perché soprattutto per quanto riguarda il riuso, cioè i due riconoscimenti che daremo per il riuso, perché ha comportato, soprattutto sul discorso delle app, poi Paolo sarà più esteso di me nel raccontarvi come sono andati i fatti, è stato abbastanza difficile poter selezionare qualcosa di veramente interessante nell'uso dei dati geografici open. Buon pomeriggio a tutti. Sono 6 riconoscimenti per le varie categorie. Cominciamo dalla prima. Nella categoria pubblica amministrazione centrale, il consiglio direttivo dell'associazione Open Geodata Italia ha stabilito di assegnare il riconoscimento come PAC Open Geodata 2012 all'Agenzia dell'Italia Digitale con la seguente motivazione: per aver seguito un iter virtuoso particolarmente attento all'Open Data, che ha portato alla pubblicazione del documento Linee guida per l'interoperabilità semantica attraverso i linked Open Data e del repertorio nazionale dei dati territoriali. La collaborazione dell'associazione con il gruppo di lavoro del repertorio nazionale ha consentito di aggiungere informazioni che consentono di conoscere la licenza d'uso dei dati censiti nel repertorio, elemento importante per comprenderne la reale disponibilità. Ritira il riconoscimento dottor Francesco Tortorelli. Intanto ringrazio l'associazione per questo riconoscimento, perché per noi è uno stimolo a continuare in questa direzione, a mantenere un dialogo aperto con le associazioni e con tutti gli attori che vogliono lavorare in questo processo, come abbiamo detto in più parti negli interventi stamattina, un processo di cambiamento. E ovviamente io ritiro questo premio a nome dell'organizzazione, il ringraziamento va ai tecnici, ai professionisti che hanno lavorato, perché al di là della capacità tecnica ci hanno messo l'anima, la dedizione e una continua partecipazione ed attenzione all'ascolto, altrimenti questo risultato non si sarebbe raggiunto. Quindi Giorgio, Antonio, Daniele, Francesco, Gabriele e Antonio, grazie a loro e grazie a voi. Nella categoria amministrazioni regionali, il consiglio direttivo dell'associazione ha stabilito di assegnare il riconoscimento Regione Open Geodata 2012 alla Regione Veneto con la seguente motivazione: per aver seguito un iter virtuoso che è iniziato già nel dicembre 2011 con l'approvazione della delibera regionale 2301 e che ha visto come tappa fondamentale nel 2012 la pubblicazione con licenza open sia sul portale dedicato dati.veneto.it che sul geoportale regionale di importanti dataset geografici di base e tematici. Il riconoscimento dell'associazione Open Geodata vuole anche sottolineare il costante impegno profuso negli ultimi anni dalla Regione Veneto nel rendere disponibili i dati geografici e la particolare attenzione posta alle necessità delle aziende e dei professionisti. Ritira il riconoscimento l'ingegner Maurizio De Gennaro, dirigente dell'unità di progetto SIT e cartografia della Regione Veneto. Innanzitutto ringrazio un ringraziamento personale anche della struttura che opera con me, nonché la direzione sistemi informativi e i nostri colleghi che ci danno una grossissima collaborazione per raggiungere questi risultati. E avevo informato e ho mandato una lettera al vicepresidente della giunta regionale che ha le competenze per il sistema per il territorio, per l'informatica e per la statistica in Regione Veneto, l'onorevole Marino Zorzato, che ha ringraziato per il riconoscimento dato. È sempre un momento di gioia perché è la conclusione di un percorso. Adesso noi speriamo che le nuove recenti leggi, soprattutto la 221 di stamane, che è stata tanto discussa e sarà ancora oggetto di discussione,
la ripartenza del Comitato Dati Territoriali in forza di questa 221 ci diano ancora maggiore incisività su questa azione che da tantissimo tempo stiamo facendo. Siamo sempre attenti ai nostri, il mio collega Focardi aveva scritto l'analista di dati a Vicenza in Asita, quindi l'analista di dati, quindi siamo sempre attenti a coloro che ci danno input, osservazioni e stimoli per poter migliorare sempre un prodotto che ormai, questo non l'ho detto stamani ma ne approfitto adesso, si cerca di abbandonare la cultura di fare dati e strumenti, ma è bene partire su cultura di fare servizi, che è quello che più serve ai cittadini. Grazie, arrivederci. Nella categoria amministrazioni comunali il Consiglio dell'Associazione ha stabilito di assegnare il riconoscimento comune Open Geodata 2012 al Comune di Firenze con la seguente motivazione: per aver seguito un iter virtuoso che ha portato alla realizzazione del sito opendata.comune.fi.it, ricco di centinaia di dataset, molti dei quali geografici e georiferibili. Il riconoscimento dell'Associazione vuole anche sottolineare il costante impegno profuso dal Comune di Firenze nel rendere disponibili e fruibili i dati in forma di download, di grafici e tabelle, di mappe interattive e di aver intrapreso la strada della pubblicazione in link ed Open Data. Ritira il riconoscimento Gianluca Vannuccini. Grazie mille all'Associazione per questo riconoscimento che sono veramente orgoglioso di ricevere, e chiaramente questo è il lavoro frutto di tantissime persone nel Comune di Firenze. Ringrazio quindi tantissimo i miei colleghi, anche i colleghi di linea comune che è la nostra partecipata, la cui componente SIT abbiamo una collaborazione da anni, e quindi grazie ancora a tutti. Nella categoria speciale il Consiglio dell'Associazione ha stabilito di assegnare il riconoscimento speciale Open Geodata 2012 al gruppo di volontari che opera per la realizzazione e l'aggiornamento della banca dati OpenStreetMap in Italia, con la seguente motivazione: per aver portato avanti con determinazione la realizzazione di una base dati open a copertura nazionale integrata nell'omonima banca dati internazionale. A nome degli utilizzatori italiani di OpenStreetMap, l'Associazione conferisce a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della banca dati questo riconoscimento speciale. Ritira il riconoscimento Maurizio Napolitano. Ecco Openoffer. Sì, come avete visto siamo saliti in due, perché OpenStreetMap è un progetto di comunità e quindi abbiamo deciso di venire in due perché rappresentiamo la comunità di OpenStreetMap, che comunque in Italia è una comunità molto forte ed è anche molto legata alla fondazione. Infatti la persona che noi a cui preferiamo dare questo premio è Simone Cortesi, che è un italiano chiaramente, che ha fatto parte per tantissimo tempo della fondazione OpenStreetMap, e che, se ci sono state molte amministrazioni pubbliche che hanno contribuito a far sì che il database di OpenStreetMap venisse arricchito, è anche grazie al merito Simone a un'opera di convincimento che ha fatto verso le pubbliche amministrazioni. Quindi soprattutto va a tutta OpenStreetMap, alla Fondazione e anche a Simone Cortesi. Grazie. Nella categoria servizi web, il Consiglio dell'Associazione ha stabilito di assegnare il riconoscimento applicazione web Open Geodata 2012 alla Sistemi Territoriali SRL con la seguente motivazione: per aver pubblicato con successo il portale datiopen.it che abbiamo visto come iniziativa imprenditoriale orientata al riuso dei dati open. Il portale offre la possibilità di avere una panoramica dei dati open resi disponibili dalla pubblica amministrazione, sia geografici che alfanumerici, classificati per tema e descritti in un metadati. Il sito consente all'utente non solo di scaricare i dati in vario formato, ma anche di consultarli in forma di tabelle, grafici e mappe interattive. Il riconoscimento dell'Associazione Open Geodata Italia vuole anche sottolineare l'impegno imprenditoriale dei sistemi territoriali da poco intrapreso verso il link d'Open Data. Ritira il riconoscimento Alessandro Greco. Voglio ringraziare l'Associazione Open Geodata e il team di sviluppo di supporto Open Data, quindi che ha reso possibile portare i dati open, e anche la comunità, quindi gli enti che stanno contribuendo al progetto Dati Open. Non sono ancora molti, ma insomma speriamo che anche questo premio ci aiuti perché il progetto possa continuare. Grazie. La sesta e ultima del riconoscimento, le app. E bisogna dire qui che è stato piuttosto complicato andare a cercare negli store di Apple e di Google
delle app basate su Open Data e GIS. Abbiamo rilevato che non ci sono sistemi di ricerca con filtri che permettano di individuare dove sono stati utilizzati Open Data e dove sono state utilizzate mappe e mappe di tipo Open. In pratica bisogna arrivare al dettaglio di ogni scheda per capire e leggere cosa c'è dentro. Comunque, detto questo, nella categoria app il consiglio direttivo dell'associazione Open Geodata ha stabilito di assegnare il riconoscimento come app Open Geodata 2012 alla Geofunction SRLS con la seguente motivazione: per aver realizzato come attività imprenditoriale delle app per dispositivi mobili che utilizzano dati geografici di open della pubblica amministrazione. Tali applicazioni sono disponibili attraverso i più noti App Store e contengono dati tematici di particolare interesse come piani regolatori, uso del suolo, limiti amministrativi, eccetera. In particolare sono di specifico interesse le app Roma PRG, Geo Emilia Romagna e Open Natura. Poi c'è una nota personale, dico, fa ancora più piacere il fatto che la Geofunction sia una società molto giovane, perché è una SRL semplificata, quindi è da poco che è costituita, e ancora più rilevante che stia a Niscemi in provincia di Caltanissetta. Ritira il riconoscimento all'ingegner Gianfranco Di Pietro, che è l'amministratore unico della Geofunction, assieme a Rinone Fabio. Non li conoscevamo, noi li abbiamo chiamati, gli abbiamo comunicato questa cosa via email, mentre tutti gli altri ci conosciamo da tempo, loro non li conoscevamo. Abbiamo fatto la selezione, è stata difficile perché la maggior parte delle app che abbiamo visto usano strumenti che poi sotto hanno delle basi geografiche non open, e non faccio nomi, ma è lo strumento più comune utilizzato oggi nelle app, anche perché costa poco, diciamo, poterlo utilizzare come strumento, e poi perché la maggior parte delle app presenta a volte dati open ma semplicemente come punti di interesse. Quindi la maggior parte delle app, si parla di farmacie, monumenti, tutti elementi puntuali. Invece loro hanno lavorato molto sul dato geografico, anche di sostanza. Grazie. Il ringraziamento va innanzitutto agli enti che hanno pubblicato i dati, e questi enti ci hanno fatto venire in mente le idee. Noi proveniamo da un mondo di professionisti, sono un libero professionista, sono un ingegnere, nato tutto proprio da come ha detto lei all'inizio di questo seminario, dal fatto che c'è una forte necessità da parte di professionisti del territorio ad accedere a dati territoriali. Allora ci è venuta l'idea di permettere tutto ciò in mobilità, e quello che si dice in termini accademici in situ, e quindi avere sul proprio smartphone, sulla propria piattaforma mobile, tutto quello che sono le cartografie istituzionali, quindi dati autorevoli e soprattutto dati che permettono una consapevolezza del territorio del tutto innovativa. E siamo una società da poco, perché noi siamo in due, come chi è venuto prima sul palco, perché siamo un team di sviluppo che sta crescendo, ci siamo trasformati da breve, da poco tempo, in una società, e vogliamo andare avanti in questo settore. Grazie. Grazie a voi.